E sono tante le segnalazioni arrivate anche in queste ore alla nostra redazione social, segnalazioni che denunciano la carenza, se non addirittura la mancanza totale di servizi e di trasporti pubblici all'aeroporto d'Abruzzo. Sulla vicenda è tornato appunto il nostro collega Luca Pompei, che ha ascoltato questa mattina anche il presidente della Saga, Catone, il quale ha riferito che cosa esattamente, lo chiediamo a Luca Pompei, eccolo collegato in diretta con noi. Luca, allora la vicenda brevemente è questa, nel dettaglio cosa possiamo aggiungere? Sì, Anna, possiamo aggiungere che si parla tanto di promuovere e valorizzare il turismo nella nostra regione e poi purtroppo ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. I numeri, i dati dell'aeroporto d'Abruzzo sono davvero confortanti, addirittura si sta arrivando ai livelli pre-pandemici con numeri davvero, davvero importanti. Eppure accade che uscendo dall'aeroporto ci si imbatta in situazioni più o meno come queste. Vedete, questa mattina siamo arrivati e abbiamo trovato, ad esempio, solo due taxi che poi sono partiti, ed ecco la situazione nella corsia dei taxi con viaggiatori sotto il caldo che aspettano pazientemente l'arrivo dei taxi. Ma non è tanto questo il problema riguarda Anna, la mancanza totale di mezzi pubblici. Non va data colpa soltanto ai tassisti, ma ad esempio all'assoluta mancanza di navette che tutti gli aeroporti degni di questo nome hanno, ma che qui nell'aeroporto d'Abruzzo non si riesce ad ottenere. Ce ne ha parlato il presidente Saga Vittorio Catone, ha annunciato a breve un vertice che era prima in programma il venerdì prossimo, ma è stato rimandato perché un dirigente della TUA ha il Covid e quindi è stato rinviato all'11 luglio per fare ancora il punto della situazione da questo punto di vista, per attivare navette anche in accordo con Trenitalia per fare delle tratte aeroporto-stazione, ma anche per degli autobus. Molti più autobus che consentano a tutti quei viaggiatori, Anna, che la sera, in particolare dopo una certa ora, arrivano all'aeroporto d'Abruzzo, escono fuori e trovano il deserto assoluto. E questo è intollerabile per una città e una regione che vogliono fare un salto di qualità da questo punto di vista. La notizia ha creato molto scalpore, siamo stati contattati anche dall'assessore comunale Luigi Albore Mascia. Anna, che ci ha detto che da parte del comune c'è già un piano operativo per quanto riguarda i trasporti, ma che stanno aspettando che la TUA si decida da questo punto di vista. E da TUA invece nessun segnale ed è veramente inconcepibile tutto questo. Torneremo sul tema, domani mattina dovremmo incontrare rappresentanti dovremmo incontrare rappresentanti dei tassisti e cercare anche di capire meglio che cosa accade per cercare di sbloccare questa situazione che è davvero insostenibile, come ci ha ricordato con fermezza il presidente di Saga, Vittorio Catone. A te, Anna. Grazie, grazie Luca. E allora domani cercheremo di sapere qualcosa in più, come dicevi tu, anche perché il periodo estivo porterà altre persone anche nella nostra regione.